Vivere per il passato è come mettere un cerotto su qualcosa che si è già dissanguato. Che ne pensi del tocco personale che ho dato al Millennium Falcon? Durante la prigionia, Chewbacca mi confidò di avere l'impressione di poter ancora udire il piccolo Ben ridere fra i corridoi dell'astronave, mentre giocava a nascondino con il suo adorato papà. Ho sempre pensato che i più bei ricordi che abbiamo siano quelli che inventiamo di sana pianta. L'infanzia è meno penosa quando tutto è falso. Non è così. La mia è stata scandita dai rimproveri, dalle frustate e dalla guerra. Certo, la Concordanza Galattica si era arresa alla Repubblica, la battaglia di Endor aveva spazzato via il suo esercito imponendo la sua pace. Una pace che per le persone come mio padre suonava come una bestemmia. Ricordo quando mi diceva: "La Repubblica è debole, l'impero era l'ordine che amavo." Penso fosse sincero, penso fosse l'unico tipo di amore che sia mai riuscito a provare, visto che ha sempre trattato me e mia madre come delle nullità. Sono cresciuto sotto l'ala di questo suo unico amore, un'ala molto ruvida, molto oscura, specie per un bambino. Oh, non fraintendermi, non sto cercando di farmi compatire. Se credi che questa sia una storia strappalacrime che ho tirato fuori dal cilindro per giustificarmi, sei fuori strada. Prima di tutto perché, beh, solo chi è in posizione di debolezza lo farebbe, e in questo momento non penso di essere io in tale posizione. Inoltre, se c'è una cantilena che mi ha stufato è proprio questa. Io non ho colpa. Non è stata colpa mia, ho solo obbedito agli ordini. Non è stata colpa mia, ho solo creduto alla gente, ai miei cattivi maestri, ai miei genitori irresponsabili. Cos'altro? Ah sì, non è stata colpa mia, è la profezia che mi ha ingannato. Lascio volentieri questo scusario alle loro maestà, i Sith e i Jedi. Perché su questo siete identici, cari miei. Non è mai colpa vostra. Voi non siete responsabili di nulla. Qualcuno ha mai chiesto forse scusa per quello che è successo con Anakin? No, ovvio che no. Nessuno ha mai chiesto scusa per aver inseminato una schiava senza il suo consenso, ovviamente. Lo strappare un bambino dalle braccia di sua madre per farne una macchina da guerra. No, certo, non ha influito sui demoni interiori, certo che no. Obi-Wan ha mai, insomma, dovuto pagare per il suo fallimento, per aver addestrato l'assassino dei bambini Jedi. E che dire del redivivo Palpatine, che torna come un fiore dopo anni di silenzio? Ha creato dei cloni per poi lasciarli allo sbaraglio. Ha permesso a due di loro di avere una figlia, che hanno venduto per dell'acqua. E poi si è sorpreso quando la ragazza in questione gli si voleva rivoltare contro. Non ci sono parole. I Sith si credevano tanto potenti, i Jedi si credevano tanto morali, tanto saggi. Così saggi da imporre la castità a tutti i loro seguaci. Scusami, ma mi sembra il modo migliore per creare dei frustrati. Ah, so bene cosa stai pensando, mio caro. Ma che ne sa il generale Hux? Come si permette di criticare le grandi figure che hanno cullato la mia infanzia? Lui non è che un semplice umano. Lui... Com'è che dicevi? Ah, non conta niente in questa storia. E non provarci nemmeno ad usare i tuoi trucchetti di magia. L'acciaio che ti tiene legato bloccherà qualsiasi tuo tentativo di ribellione. Vedi, io forse non conoscerò i segreti della forza. Ho solo seguito il classico addestramento da Stormtrooper, nulla a che vedere con quello dei Sith o dei Jedi. Non sarò forte come voi, ma almeno io non mi nascondo dietro ad un titolo per giustificare le mie nefandezze. Ho distrutto un intero sistema solare. Ho rapito, torturato, ucciso e ridotto in cenere delle vite uniche e irripetibili. Tutte decisioni che ho preso da solo e delle quali da solo ho dovuto portare il peso. Snoke era d'accordo, certo, ma io ho azionato la superarma. Io ho scelto di farlo. Non ho avuto bisogno del fantasmino Yoda per consigliarmi o della reliquia del nonno morto per darmi coraggio. Perché io ho
Ho agito per ciò che credevo essere il bene comune, il bene supremo, il primo ordine! E non per interesse personale, non per chissà quale ripicca nei confronti di mammina, papino o zietto. Avevo capito chi eri fin dal primo momento in cui ti ho visto. Ho cercato di mettere in guardia il leader supremo Snook. Ho cercato di avvertirlo su quello che eri davvero. Cioè un adolescente in cerca di attenzioni, le cui priorità erano ben lontane dal veder vincere la nostra causa. Ma da bravo Sith non mi ha dato ascolto ed ha preferito seguire il suo infallibile istinto. E abbiamo visto i risultati. A proposito, Kylo Ren, la tua amichetta, Rey, com'è che l'ha interpretata tutta questa faccenda di Snook? Oh, senz'altro le avrei detto che era stato lui ad averti spinto ad uccidere tuo padre, che ti aveva manipolato, eccetera. Questo è fuori di dubbio, ma lei crede tuttora che tu l'abbia ucciso per salvarla? Perché fai quella faccia? Oh Ben, come mi hai sottovalutato. Ma davvero mi credevi così fesso? Davvero pensavi che mi fossi bevuto la ragazza ha ucciso Snook? Sai qual è la cosa più divertente? Che non te ne avrei nemmeno tenuto rigore. Ti avrei persino aiutato ad allontanare qualsiasi sospetto se ti fossi mostrato in grado di vestire il ruolo che volevi. Se ti fossi mostrato degno del titolo di leader supremo, ponendo il primo ordine in cima ai tuoi pensieri. Ma neanche per un istante! Ti sei comportato come di dovere. Sei rimasto il solito patetico ragazzino di sempre! Solo che, come se non bastasse, stavolta avevi la femmina per la testa! E io avrei dovuto lasciarti distruggere il mio esercito per inseguire la tua mercante di rottami! Ma per cosa mi avevi preso?! Per il tuo burattino! Comunque, io non ho mai odiato Rey. Ne ho cercato di ucciderla solo per farti soffrire, come hai sicuramente pensato. Non so se l'hai mai capito, ma questa è una guerra. In una guerra a volte si devono prendere le decisioni più crudeli. Stava pilotando il caccia con a bordo Poe Dameron, il traditore FN2187 che ora si fa chiamare Finn e soprattutto la mappa delle nostre basi ad Hexagon. Per questo ho caricato a tutta potenza sul caccia TIE su cui erano riusciti a fuggire, ignorando il tuo ordine di concentrarmi sulla nave principale. O morivano i loro, o morivano i nostri. Vidi Rey gettarsi su Finn per proteggerlo dallo schianto. La vidi proiettata in alto dall'onda d'urto, a spaccare il vetro del posto pilota poco prima che il caccia si spaccasse in due e precipitasse nel fondo del mare in burrasca. Ho davvero creduto che fosse finita, che Kamino, il pianeta delle tempeste, sarebbe stato la loro tomba. E tu mi hai sorpreso, devo dire. No, seriamente, quando ti ho visto buttarti di testa fra le onde, mi sono chiesto se non stessi sognando. Ma no, eri davvero tu. Sono stato l'unico del nostro gruppo, certo. Ma non ho perso nemmeno un secondo di quella scena. Tu che la liberavi da quella prigione d'acqua gelida, che ti arrampicavi sulla torre con lei sulle spalle. A proposito, ti hai rilevato la tunica per essere più facilitato nei movimenti, oppure... Ma che lo chiedo a fare? A volte sono proprio ingenuo. Non devi aver letto molte fiabe, altrimenti sapresti che per risvegliare la principessa basta un solo bacio sulle labbra. Non serve divorarle il viso e il collo con tanto di rantoli e lacrime da coccodrillo. Però... Scusa, Ben, ma la faccia che hai fatto quando si è rinvenuta e ti ha supplicato di salvare i suoi amici, davvero una scena epica! Questo era lì, mezzo nudo, con le mani che vanno ovunque. E lei, Ben, ti prego, salva Poe e Finn, sono i miei amici! È stato commovente vedere le vostre braccia alzate verso il mare, le vostre mani intrecciarsi, la fantomatica diade in azione, sollevare in due il caccia in direzione delle remo, la forza in tutta la sua potenza. Ma
Sei al corrente di come l'hanno ringraziata quei due? Ah no, certo che no. Tu hai pensato bene di svignartela prima di farti scoprire dai miei uomini. Sì, Kylo Ren, o Ben, come preferisci. Diciamo le cose come stanno. L'hai abbandonata. L'hai buttata in pasto alle belve. No, scusa. Le dici, è solo te che volevo salvare, con il tono di voce bello alto e cavernoso, in modo che quelli dentro la navicella, a pochi metri da voi, ti sentano benissimo. Le dai un bel abbraccione che di fraterno non ha nulla, proprio mentre escono, per poi scappar via, non appena senti la nostra sirena di ritirata. Sarebbe stato meglio lasciarla morire annegata, perché quello che stai passando tu in questo momento non è che un assaggio di paradiso in confronto a ciò che ha subito lei. Se ci fosse stata Leila Organa, forse sarebbe andata diversamente, chissà. Forse avrebbe visto in questa patetica relazione a distanza un mezzo per farti tornare a casa. Ma da quando il generale Organa è morta, e non stiamo neanche a soffermarci sul perché, se non rischi davvero la sincope, è Poe Dameron a dirigere la resistenza. Sperando nella loro comprensione, Rey ha raccontato tutto ai suoi amici, gli incontri sull'isola Actò, l'uccisione di Snoke, tutto. È stata la sua rovina. Vedi, quando ti ho fatto accusare di tradimento, se non altro ti ho lasciato raccontare la tua versione dei fatti, ti ho sottoposto ad un processo, sommario, certo, ma pur sempre un processo. Quello di Rey fu un linciaggio. Poe Dameron l'ha umiliata davanti all'intera flotta, dandole della stupida, della criminale. Prima di cacciarla in mezzo al deserto da cui proveniva, è arrivato persino ad accusarla di essere la responsabile della morte di Luke Skywalker. E per quel che riguarda l'ex Stormtrooper FN2187, Finn, come c'era da aspettarselo, visti i precedenti, la sua lealtà si è rivelata della stessa solidità delle sabbie di Jakku. Vuoi ridere? L'ha chiamata traditrice. Già, bella faccia tosta, vero? Non escludo che ci fosse una punta di gelosia, ma era chiaro come il sole che avrebbe voluto esserci lui al posto tuo. Certe persone non capiranno mai il significato della parola onore. Lei dov'è? Perché pensi che io lo sappia? Tu paghi delle spie nella resistenza. È da un po' che lo so. Congratulazioni, detective. Hai scoperto che ho degli infiltrati nella resistenza. Ora andrai a dirlo al resto della banda? Non credo che la tua parola valga ancora qualcosa dopo che hanno saputo quello che hai fatto a Snoke. Usato farmi la predica. Ti fermo subito. Io voglio che l'universo abbia un ordine, un leader. E sono pronto a tutto per arrivare a questo scopo. Anche a mentire, tradire e corrompere. Questa non è solo la nostra guerra, lo vuoi capire? Tutto questo va oltre me e te. Qui è in gioco il destino della galassia. Come avrei potuto scoprire che Rey volesse colpire le nostre milizie di Hexacol, secondo te? Se per la causa dovrò tagliarmi un braccio, lo farò, senza esitare. Se dovrò fare il doppio gioco con gli scarafaggi, lo faccio. E se la mia anima deve bruciare all'inferno affinché il bene supremo vinca, ebbene così sia. Lei ha bisogno di aiuto, Hux! Dimmi dove l'hanno mandata! È troppo tardi, io l'ho trovata prima di te. L'ho trovata e l'ho portata via. Non le avevamo nemmeno curato le ferite dell'esplosione, era debole, dolorante. Ha provato a tirarmi qualche fulmine, a far uso della forza, ma la sofferenza fisica e morale la rendeva incapace di concentrarsi. Così è stata costretta ad ascoltarmi. Non è stato difficile convincerla. Cosa? E va bene, le ho spiegato che eri in mano mia e che il tuo destino dipendeva da lei. Ma davvero quello era per evitare che cambiassi idea all'ultimo secondo. Per il resto mi è bastato sbatterle in faccia la verità. E ho lasciato che il destino si compiesse. Finalmente. Cosa le hai fatto? L'ho riportata a casa, Ben. L'ho portata dritta dritta dal suo nonnino. Il tuo raggio di sole nella stanza di fianco, ma ti avverto, si è un po' raffreddata. No! Ah! Beh, non basta!
Ben. Ben. Questo non è il mio sangue. Come indossi quella tunica? E perché hai in mano quella spada? Una spada? Una spada Sith, mio caro. Hai capito bene. La piccola Rey ha finalmente trovato la retta via. E non guardarmi in questo modo, diamine! Cos'è, sei geloso? O forse hai una crisi di coscienza e vuoi implorarle il suo perdono? È stata una mia scelta. Hai ragione, Rey. Vedi, Ben? Prendi esempio. Tu non sai cosa... Oh, Rey. Nessuno è mai stato così degno di un tale nome. Un raggio di luce che porta con sé speranza e distruzione nel contempo. Quando ti ho vista, ferita in lacrime, abbandonata da quelli che amavi, tu che avevi lottato così tanto per tenerli in vita, ripagata in quel modo, gettata come spazzatura nel deserto per la seconda volta, ma che comunque continuava ad avanzare, a lottare. Ho rivisto in te la donna che mi ha messo al mondo. Una donna disprezzata da tutti, ma che continuò a lottare per quello in cui credeva. Che mi trasmise la sua forza d'animo e l'importanza di credere a qualcosa di più grande di noi. E ho rivisto me stesso, un reietto, né Sith né Jedi, ma che ha saputo vederli per quelli che erano e ne è sopravvissuto. E allora ho capito. Tu, più di chiunque altro, meritavi il titolo di imperatrice sovrana del nuovo ordine. Dimmi, Rey, quelli che consideravi tuoi amici hanno avuto la faccia tosta di chiederti pietà? Non ce n'è stato tempo. Va bene. È giusto uccidere gli scarafaggi in fretta, perché è così che li devi considerare adesso. Oh, povera piccola. Essere soli è il destino dei più grandi. È stata colpa mia. È stata tutta colpa mia. Non lo sai così. Kylo Ren, amico mio, mettiti qui vicino a me. Aia. Mi hai proprio rotto, in tutti i sensi. Dai, facciamo quello che sappiamo fare meglio. Inchiniamoci! E rendiamo omaggio al nostro leader supremo! Lunga vita a Rey Palpatine!